Hola. Ormai parlo spagnola. Hola chicos. Non siete più amici, siete chicos. Allora, stiamo andando a Punta de la Reina. Da Pamplona a Punta de la Reina con il camper. Abbiamo sulla moto. Dormiremo a Punta de la Reina. Domani mattina alle 7:10 abbiamo l'autobus che ci porta a Pamplona e a piedi torniamo dove abbiamo il camper. Sono 24 km, al centro di questi 24 km c'è una montagna alta circa 900-1000 metri e vediamo se ce la facciamo, ma io penso di sì. Adesso speriamo di trovare un po' di giorni belli, a camminare sarà un po' caldino, però piuttosto, basta bere tanta acqua, portarsi dietro dei ricambi, magliette, calzini e pian pianino si cammina. Ogni tanto c'è anche nel bosco, perciò c'è un po' più fresco. Siamo a Punta de la Reina. Arrivati a Punta de la Reina. Abbiamo parcheggiato qui questo bel piazzale. Siamo insieme a altri 6-7 camper spagnoli, francesi. Nani si comporta bene. Andiamo sulla moto, adesso per due giorni non la tireremo giù, perché andiamo con gli autobus di linea e a piedi. Ah, che bello, domani ricominciamo a camminare e non vediamo l'ora. Siamo stati due giorni fermi a Pamplona, città stupenda, bellissima, verde, molto verde. E traffico, abbastanza di traffico, però il centro bellissimo e devo dire la verità, ci rimarrà nel cuore Pamplona. Stasera ci vittiamo un po', andiamo a cercare qualche cosa di asado e da mangiare fuori. Bellina questa cittadina. Abbiamo deciso di fermarci in questo posticino. Tutto di legno, a volte. Qui proprio nel centro di Punta de la Reina. Ed ecco i piattini. Questa è un'hamburguesa de pollo. E per me invece un bel risotto con i frutti di mare dentro, alla marinara. Ecco, abbiamo finito di mangiare questo bello acquolino. Guardate che bello, sembrano paesini un po' usciti dal passato.
Oh, e dopo ho mangiato una bella passeggiatina, la campanella che ci dà i rintocchi, ci fa venire sonno. Adesso andiamo verso il camper, mettiamo, andiamo al cinema. Da piccolo mia mamma mi diceva sempre andiamo al cinema Bianchini con la testa sui cuscini, e anche noi adesso facciamo questa cosa. Domani mattina alle 6:15 la sveglia suona. Si sveglia, sì. Prepariamo, le 7:10 abbiamo il pullman per Pamplona e poi via di cammino. Ecco, allora vi ho detto prima che vi dicevo delle birre. Allora qui hanno quattro grandezze di birre. E hanno il Zurito, che è praticamente quello che noi almeno a Bolzano chiamiamo il birrino, che è da 100. È proprio una cosa che non si sente neanche in bocca praticamente. Poi c'è la Cana, che è 200. La classica birra alla spina italiana, e poi c'è la 250, che è il Canon, e poi c'è la Giarba, che è da 500. Perciò quando ho ordinato una birra in Spagna si può dire una cerveza, è il classico, oppure uno di questi quattro nomi: il Zurito, la Cana, il Canon o la Giarba. Buongiorno amici, chicos, sono le 6:20, adesso ci metto le S dappertutto in fondo, 6:20, siamo qui a Punta della Reina e partiamo. Alle 7:10 abbiamo l'autobus per Pamplona. Si prospetta una giornata stupenda, assolata. Ed eccoci in pullman per andare a Pamplona. Ecco partiti da Pamplona. Siamo in città, ci sono un paio di chilometri in città. Si parte dalla stazione degli autobus e adesso pian pianino usciamo dalla città. Le gambine si scaldano. Le gambine cominciano a scaldarsi perché erano 8-9 gradi stamattina, però sono previsti 28 per il primo pomeriggio. Qui non ci si perde in città perché ci sono tutte queste insegne. Ogni 5 metri c'è una placca segnapasso. Ecco l'esposizione delle arance nei negozi a Pamplona e poi naturalmente anche un po' di vetrina. Le cassette non si sa cosa sono. Eccoci che siamo usciti dalla città di Pamplona. Adesso andiamo praticamente a quella, sembra piccola, montagnetta là davanti, è il Col del Perdono. Vediamo se mi ricorderò qualcosa per il quale chiedere perdono. C'è sempre qualcosa. Qui siamo in mezzo ai campi, colori stupendi. Bellissimi questi campi di... non so di cos'è coltivazione, perché ogni tanto li troviamo. Poi ve lo dico. Che abbiamo studiato. Allora, queste sono delle coltivazioni di senape nera, che gli usi sono che i semi mescolati con il miele vengono molto adoperati nei paesi dell'est. Non l'ho mai sentita, si impara sempre qualcosa. Ed ecco che cambiano i paesaggi,
continuiamo il cammino nella tappa da Pamplona a Puente della Reina. La salita all'alto del Perdon è abbastanza semplice, ciottolato ma camminabile. E ogni tanto, nonostante questo bel paesaggio, qualche albero ci lascia le penne. Ce ne sono ogni tanto di morti, poi ce ne sono altri bellissimi, sembrano cartoline. Guardate che cielo abbiamo oggi, è veramente stupendo. Crema solare, cappellino e tanta acqua. Sembra che pian pianino stiamo quasi arrivando all'alto del Perdon, però potrebbe esserci ancora un altro pezzo che riparte la salita. Naturalmente nel cammino c'è chi soffre, ecco qua, chi si toglie le calze, chi si toglie le scarpe, e avanti. Ed ecco qui la strada, poi è costellata di questi ostelli, alberghi, case private che affittano le camere ai pellegrini o camerate, e questo permette anche di non fare, di non per forza dover le tappe consigliate, le 33 tappe classiche, ma però tagliarsi le tappe un po' come si vuole. Un gruppetto dove c'è l'acqua, sempre un po' di gente, e questo è il paesino che si trova camminando. Eccoci qua, bellissimo paesino. Questa è la chiesetta dove molto probabilmente si può fare il sello, che è il timbro che permette poi di prendere la Compostela. Andiamo a vedere. Ed eccoci in questa chiesa dove, come ho detto, Margaret sta facendo fare il timbro. Eccolo qui il pezzo che accennavo prima, cominciata la vera salita, però se vedete lì sul cocuzzolo dove ci sono tutte le pale eoliche dovrebbe essere il valico. Poi fino a Punta della Reina ci sarà un po' di discesa all'inizio un po' più forte, poi dovrebbe degradare un po' di pianura, ma vi saprò dire. E qui una bella vista sulla valle di Pamplona. Abbiamo fatto circa 10-11 chilometri. Noi in queste tappe, come vedete lo zaino della Margaret, ci portiamo dietro anche i sandali, perché ci sono certi pezzi di strada più semplici dove si può far riposare il piede e assolutamente si può camminare comodi anche con i sandali. Siamo arrivati quasi su, pian pianino, un passo alla volta. A me le pale eoliche mi mettono sempre serenità, un po' di arietta che ci vuole perché stiamo sudando. Qui ce ne sono un centinaio che si aprono sulla
sulla piana di Pamplona, che non so se riuscite a vederla, ma è proprio qui. A 360 gradi. Questa forse è la cosa filmata di tutto il cammino di Santiago. E da questa parte si apre la valle dove scenderemo adesso per andare verso Punta della Reina. Devo dire che questa tappa avrà aiutato il sole di questa giornata, ma è veramente bellissima. Dove si incrocia il cammino del vento con il cammino delle stelle. Un bel panino è quello che ci vuole. Ci vorrebbe anche una birretta, ma dobbiamo fare ancora 12-13 km. Faremo una doppia quando arriviamo. Buon appetito! Non so se si vede il cartello, ma lì c'è scritto Santiago de Compostela a 550 km. C'è qualcosa che abbiamo cominciato a fare. Questo sito che è qui nell'Alto del Perdon, con questi sassi un po' tutto intorno, fatti a chiocciola. E qui a ricordare un eccidio di 92 persone fatte nel 1936, proprio qui sul valico. A casa di là, ma nessuno ci fa chilometri per ora. Dopo la discesa più difficile dall'Alto del Perdon, che è tutta piena di sassi, abbastanza non pericolosa, però bisogna stare un po' attenti, è anche abbastanza ripida. E adesso siamo arrivati in questa bella vallata dove c'è le piantagioni di grano, di avena, qualche boschetto ogni tanto che ristora un po' la temperatura, e avanti. Queste belle spighe del grano che sono ancora verdissime, ma tra poco saranno distese di campi dorati. Siamo arrivati quasi a fondo valle, incrociamo questi paesini, li vedete proprio in fondo perché la GoPro si pensa sempre che faccia vedere il reale, invece rimpicciolisce moltissimo, però solo il colore del cielo vale una ripresa. Il paese di Uterga, bel paesino. Stavo dicendo a Margaret che se adesso ci fosse un baretto mi verrei proprio una bella
birretta, non grandissima, però la birretta ci starebbe. Vediamo se la troviamo. Ah, eccoci qua, siamo in una fontanella, c'è l'acqua, non so quanto, ma penso 4-5 gradi. Ah, dopo questa bella camminata, vai vai, vai vai, io. Muovi, muovi. E le forbite degli italiani, abbiamo i sandali pronti, tanto siamo arrivati in pianura ormai, su strada asfaltata o comunque più facile di prima. Basta, basta. Basta. Finora la più bella tappa, assomiglia un po' alle colline toscane quando si arriva qui sulla piana, ci sono questi bei sentieri bianchi, tutto verde, 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 verde. Passando Muruzabal, un altro piccolo paesino, carini, in mezzo al quasi nulla. Guardate questi murales, molto carini, le case. Qui sono tutti gentili con i pellegrini, ti aiutano, ti dicono dove c'è da bere, dove da che parte andare. Veramente carini gli spagnoli. Abbiamo trovato. Ecco che forse abbiamo trovato il bar per farci una bella birretta. Vabbè, ci mettiamo qua sotto, c'è tutto sole qua. Ci voleva proprio una birretta piccolina, perché sennò poi andiamo fuori subito. Margherita, una Coca-Cola all'americana qua, piena di ghiaccio. La fresca però ci sta, c'è veramente un bel sole. Non poteva mancarci un po' di asfalto. Adesso stiamo quasi arrivando, mancherà 3-4 km a Punta della Reina. E andiamo. Intanto un po' di refrigerio. Questo è un tunnel sotto una strada abbastanza importante. E quando si arriva in questi posti, anche vedere, qui ci accolgono con le campane. Questa bella piazza si vedeva da molto lontano, questa campanile di messo a posto, siamo arrivati. E che anche qui ci accolgono con le campane, questa bella piazzetta tutta messa a posto. Poi ci sono quelli belli attrezzati, bicicletta, bella piena di roba, sacche grandissime. Carrellino dietro la bicicletta, e chi più ne ha più ne metta. Arrivati a San Puente della Reina, anzi senza San, che mi sembra che è solo Puente della Reina.
24 km anche oggi, salita al Col del Perdon, discesa dal Col del Perdon, penso che siamo perdonati. E adesso qui a 50 metri abbiamo il camper che ci aspetta, il Nanni, speriamo almeno che ci sia. Ce l'hanno portato via. Al punto di partenza Margaret ha gettato i bastoncini come se non gli servissero più, come per oggi no. Per oggi no. Va bene, adesso vediamo che caldo c'è nel camper. E comunque bellissima andata anche oggi.